Ci occupiamo ora di esercizi per rinforzare la muscolatura addominale e lombare. Riusciremo a migliorare la stabilità e il controllo del nostro corpo, prevenendo fastidiosi dolori alla schiena. Ok, Federica, andiamo a vedere gli esercizi insieme. Le mani sono poste dietro la nuca, il corpo è ben disteso. Fletto il busto verso le gambe. Inspiro ed espiro. Distendiamo bene le gambe, le punte dei piedi sono rivolte verso di noi e flettiamo le gambe verso il busto. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Questo esercizio è importante per il rinforzo della parte inferiore degli addominali. Distendiamo le gambe. Un braccio disteso verso il soffitto. Inspiro ed espirando vengo su. Inspiro ed espirando vengo su in diagonale. Ok Federica, ci tiriamo su. Ci mettiamo in posizione prona. Le braccia sono distese avanti, le gambe sono ben distese. Inspiro ed espirando alzo braccia e gambe opposti. Inspiro ed espiro. Ok, il secondo ed ultimo esercizio per la parte lombare. Si pongono le mani sotto il mento. Inspiro ed espirando alzo le braccia dal tappetino. Anche per questo esercizio è importante distendersi in avanti e non troppo in alto. Di questi esercizi ne eseguiremo 3 serie da 15 ripetizioni. L'impiego in sequenza della muscolatura addominale lombare armonizza la parte centrale del corpo, aiutando una postura corretta.